Ciao a tutti, oggi insieme alla nostra guida Francesca vi presenteremo una gita a Brescia, una gita particolare perché serale e scoprirete anche se avete già visitato questa città che visitandola la sera questa città riserverà più di una sorpresa. Ma Francesca, dici, perché visitare Brescia proprio durante la sera? A me piace sempre presentare Brescia come la città che non ti aspetti. In effetti il suo centro storico presenta delle piazze, dei monumenti assolutamente magnifici. E secondo me questo percorso serale ci permetterà di riscoprire il suo centro storico nella sua inaspettata eleganza. Ecco, ma qual è l'angolo che preferisci della città? Beh, io personalmente sono affezionata al Duomo Vecchio in Piazza Paolo VI, che peraltro è uno dei monumenti più antichi e più rappresentativi della città, inserito in un angolo davvero molto particolare. Però è sicuramente molto affascinante anche Piazza del Foro, dove troviamo ancora adesso i resti del Capitolium e di tutti quegli edifici che in età Flavia caratterizzavano il centro storico della città, come il teatro e gli altri edifici che ancora si possono riconoscere. E peraltro stare in quel punto ci permette davvero di sentirci nel cuore della città, anche se sono trascorsi quasi 2000 anni. So che alla fine del tour visiteremo due piazze celebri di Brescia, cioè Piazza della Loggia e Piazza della Vittoria. Qual è la tua preferita? Dunque, si tratta di due spazi completamente diversi. Piazza della Loggia era lo spazio rappresentativo della Brescia rinascimentale, mentre invece Piazza della Vittoria è uno spazio ben esemplificativo dell'architettura razionalista, peraltro uno dei più begli esempi a livello nazionale. Entrambe, pur in momenti diversi, volevano essere la rappresentazione della città, soprattutto dotandosi di edifici funzionali e esemplificativi. Però forse lo spazio più affascinante, secondo me, è ancora Piazza della Loggia. Sarà che qui troviamo il match delle ore, che sono poi gli automi dell'orologio astronomico che troviamo qui nella piazza, due personaggi a cui noi tutti bresciani siamo ancora molto affezionati. Dai, se vorrete venire, ve li presenterò. Benissimo, allora direi che siamo pronti per visitare Brescia by night. Quando volete, io sono qui pronta a aspettarvi, non vedo l'ora.